Mai dire 30 minuti di marketing. Il podcast per imprenditori e professionisti che vogliono capire davvero come comunicare alla grande, far crescere il proprio business e vendere di più. Benvenuti su Mai dire 30 minuti di marketing. Io sono Massimo Petrucci di 667.agency e dall'altra parte del filo, come sempre, c'è Giuseppe Franco, che saluto. Mi è uscita strana questa cosa stamattina. Ma certo che ti è uscita strana, perché voglio dire, dobbiamo raccontare tutto ciò che succede dietro le quinte, non possiamo nasconderci. Tu ti stai mangiando un pezzo di crostata, che cos'è? Una torta di mele. Me la racconti, questa torta di mele. Io che sono goloso non posso mangiarla, poi ti la bocca, capisci, ti rimane un po' così, e poi te ne vieni con mi è uscito male, cioè dici tutta la verità che stai mangiando, adesso tu sei questa cosa qui, facendomi anche venire una sana invidia su questa cosa. Allora, primo suggerimento che diamo ai nostri ascoltatori: mai mangiare un po' di torta di mele prima di iniziare un podcast o una registrazione, perché ti rimane ovunque la bocca. Allora, buongiorno, buonasera a tutti voi, a te che ci stai ascoltando. Insomma, oggi questa è la terza puntata, abbiamo ripreso un'altra volta il concetto di strategia vista dall'alto, quindi il mindset. Parliamo proprio di mentalità e strategia per tutti voi imprenditori, consulenti che volete veramente ottenere risultati concreti. Io faccio una veloce marchetta sul mio ultimo libro, ma non perché voglio vendervi il libro, vi dico la verità, potete anche non comprarlo questo libro, andate su internet, queste stesse informazioni forse le potete trovare sparpagliate tra articoli, video e roba simile. Se invece volete una cosa comoda, bella, raccolta in 435 pagine tutte per voi, dove si parla di tutta la strategia dall'inizio alla fine, veramente io l'ho chiamato l'unico marketing, il titolo del libro è questo: l'unico marketing che ti porta da dove sei a dove vorresti essere, pubblicato da Flaccovio. Lo trovate sul sito di Flaccovio oppure su Amazon, e qui trovate tutto quello che ci stiamo dicendo e molto molto di più. Ve lo dico perché l'errore più grande, vi suggerisco di comprare questo libro o comunque di ascoltare queste puntate, tutto quello che stiamo facendo, perché ci siamo resi conto, insomma, io e l'amico Giuseppe, che l'errore più grande che viene commesso in generale è quello di concentrarsi soltanto sul particolare, quindi lo strumento da utilizzare, il singolo messaggio da mandare, la newsletter da fare, l'articolo del blog e così via. Sono tutte attività singole che singolarmente hanno ragione di essere, ma prese da sole e quindi senza avere una struttura strategica vista dall'alto che colleghi tutti questi punti, alla fine non fanno che disegnare nulla, cioè non servono a nulla e fanno sì che voi vi trovate domani a sprecare un sacco di soldi e a non avere la strada corretta che vi porta fuori dalla foresta di tutte le centinaia di migliaia di cose che ogni tanto qualcuno dal web vi dice di fare. Fai gli articoli, fai il podcast, fai il video su YouTube, fai questo, fai quest'altro, e tutto questo diventa una foresta in cui voi cadete dentro, tutto diventa buio e non sapete come uscirne. Per uscirne dovete elevarvi, cioè dovete salire sull'albero più alto e guardare dall'alto. Guardare dall'alto significa prendere la mentalità giusta, avere il mindset e cominciare a creare la giusta strategia per venirne fuori. Giuseppe, me la sono cavata abbastanza bene in questa storia. Ma io voglio dire, se tu hai raccontato tutto questo per farti sentire meno in colpa sulla cosa da mele lì, no, perché hai raccontato un sacco di cose, hai detto eccetera eccetera, però noi adesso vogliamo sapere cosa fare, non ci puoi lasciare così nel nulla. Assolutamente, io direi di iniziare dai 5 errori più frequenti. Questi qua sono i 5 errori più frequenti. 6 direi io, il sesto è non mangiare da... No, vabbè. L'errore zero, il punto zero è non mangiare una torta di mele prima di iniziare un'intervista via radio o via podcast, insomma, ma anche in video a questo punto, eccetera. Però iniziamo dai 5 errori più frequenti, quindi entriamo un attimo nel vivo della situazione. Questi sono errori che vengono fuori, sono errori tecnici che vengono fuori da un impatto generalmente emotivo, almeno i primi 2 o 3. E io me ne rendo conto perché quando poi io creo le strategie di marketing e quindi anche poi di vendita alla fine per la mia agenzia 667.agency e quindi ci metto i miei denari,
sono tentato di cadere in uno di questi errori, quindi faccio anche io un grande sforzo per rimanere concentrato e focalizzato e dire devo seguire la strada, devo seguire la pianificazione importante che ho fatto e quindi devo continuare a camminare senza fermarmi. Perché ora vi spiego cosa vuol dire questo concetto di continuare a camminare lungo la strada. Nel momento in cui hai tracciato il sentiero che devi seguire, no? Nel momento in cui c'hai la mappa, il concetto prima di entrare negli errori è questo: se tu ti trovi nella foresta ed è tutto buio, sei in mezzo agli alberi, c'è spugli, c'è il pantano attorno a te e così via, ma hai una mappa precisa che ti dice che devi andare in quella direzione, anche se in quella direzione continua a esserci cespugli, pantano e così via, la mappa ti dà sicurezza, continui a camminare. Il problema è quando non hai una mappa, che a un certo punto magari aumenta un po' il pantano, aumentano un po' i cespugli, diventa un po' più buio, allora ti terrorizzi e cambi direzione, e poi magari cambia ancora direzione e alla fine ti trovi al punto di partenza. Ed è quello che succede generalmente quando si fanno attività di web marketing per iniziare a vendere i tuoi prodotti. Succede che il primo errore è questo: ti avvilisci facilmente quando vedi salire i costi di acquisizione. Oppure il secondo è che valuti i risultati solo per i costi di conversione. Ora li spieghiamo bene. I costi di acquisizione è il costo di acquisizione di un cliente. Alla fine tu fai tutta una serie di attività, il tuo cliente compra, magari il prodotto lo compra direttamente online, oppure finalmente firma il contratto, tu vai a farti tutto il calcolo di quanto ti è costato questo cliente e ti rendi conto che questo costo di acquisizione è troppo alto, oppure sta salendo in base alle attività che stai facendo. Allo stesso modo, magari hai creato un'attività di lead generation, cioè magari stai richiedendo dei preventivi online, stai facendo in modo che le persone ti contattino per chiederti un'informazione, e ti rendi conto che questi lead, cioè queste richieste di contatto, queste email che ti arrivano, ogni volta che si chiude una situazione di questo tipo, alla fine questo costo aumenta. Ora apro e chiudo una parentesi, e poi se Giuseppe vuole chiarire qualcosa di queste cose che ho detto, forse ho usato qualche termine un po' più tecnico, tu devi misurarla questa roba. Cioè io mi rendo conto che la maggior parte delle volte che un nuovo cliente si siede nella nostra sala riunione oppure facciamo una video call, mi rendo conto che lui non ha proprio idea di quanto gli costi un cliente. A te che ci stai ascoltando in questo momento, hai idea di quanto ti costa acquisire un cliente? Hai idea di quanto ti costa acquisire un contatto, cioè una persona che ti chiede un preventivo? Ogni volta una persona ti chiede un preventivo, quel preventivo che ti è arrivata, quella mail che ti è arrivata, quanto ti è costata? Perché se non hai queste informazioni, vuol dire che non puoi mai e poi mai riuscire a organizzare una strategia di marketing che funzioni. Giuseppe. Beh, cerchiamo di tradurre un po' di polacco, ma per semplificare il tutto significa lead, stai dicendo praticamente il cliente, poi l'hai detto anche tu, l'hai precisato, quanto mi costa far sì che questo cliente si avvicini a quello che sto trattando, sia un servizio o un prodotto. Questa è la sintesi. Poi che cosa dobbiamo capire? Fare i conti banali, se possiamo anche minimi, che poi non ci concentriamo, è: io posso avere anche un cliente, se io ho un corso, faccio un esempio, ho un corso da 100 euro, però ho speso 1000 di pubblicità per avere quella persona lì che poi ha comprato, è un problema. E in più, ancora dietro, di arrivare alla vendita, quanto mi costa tutto quello che sto facendo? Quindi io devo avere comunque idea se, per esempio, noi abbiamo parlato nelle puntate precedenti dell'email. Io posso anche decidere di fare una campagna per avere una persona nella mia email, che non vendo necessariamente qualcosa, però venderò più avanti. Anche quello, sapere che costo ho all'inizio, quindi quanto mi costa far sì che questa persona arrivi nella mia newsletter, quindi questa persona quanto mi costa in termini di pubblicità, ho speso 100 euro per avere quel contatto, ho speso 50 euro, 30 euro e non solo, mi staccherei anche dal discorso soldi, cioè quello è importante, ma c'è anche il discorso tempo di come hai fatto tutto questo, certo. Che è anche una spesa che delle volte noi ci inganniamo del fatto, poi è chiaro, se uno non ha budget deve utilizzare soltanto il tempo. Però anche quelle sono due elementi. Dopodiché capisco, perché altrimenti sto facendo qualcosa che non mi rendo conto subito, perché delle volte non mi rendo conto subito. Dopo un po' dico, ma come faccio a non aver guadagnato tanto? Come faccio ad aver fatto comunque un incasso, perché poi delle volte succede anche questo, e comunque non mi trovo? Ho avuto delle spese, paradossalmente. Questo è una cosa basilare, noi lo facciamo. Nei conteggi, non so, casalinghi, non è che io non posso spendere
100 kg di pasta, visto che ne parlavamo fuori onda con Max di pasta, noi parliamo sempre di queste cose qui, ma parliamo di marketing, 100 kg di pasta, se l'ingresso mio non può permettersi quei 100 kg di pasta. Questa cosa detta così sembra banale, ma nel lead, nella persona, lo sappiamo, spesso non lo sappiamo. Carichiamo delle cose, facciamo questo e non facciamo un calcolo attento, che per attento non e poi ti faccio proseguire, per attento non intendo che debba sapere, a parte che con alcuni strumenti lo so anche, però precisamente quanto mi vado a costare questo lead, ma devo avere comunque un'idea, altrimenti che cosa sto facendo, di cosa sto parlando. E dico anche, ribadisco anche il tempo, Max. Ma questo è molto importante, perché qual è il discorso? Il discorso è questo: se tu stai, facciamo un esempio semplice, no? Stai facendo una campagna su Facebook, no? Ti farò un esempio, hai investito 1.000 euro, questi 1.000 euro hai fatto in modo che un tot di persone, no? Hai fatto in modo che cliccando magari sul banner arrivino su una tua pagina, dove in questa pagina chiedi una mail in cambio magari di una risorsa, no? Dai un ebook in cambio della mail del tuo potenziale cliente. Oppure hai semplicemente spiegato qual è l'offerta che metti in campo e dici: se ti interessa, se vuoi maggiore informazione, contattaci, e quindi hai messo un modulo di contatto. Quindi hai messo in campo, cioè hai investito 1.000 euro ed hai avuto 100 persone che ti hanno contattato. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che ognuno di quei contatti ti è costato 10 euro. Ora, a questo punto, di queste 100 persone, quante persone poi sei riuscito effettivamente a trasformare in un cliente? Magari hai trasformato il 10%, hai trasformato 10 clienti. Quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire che ogni 100 contatti, cioè vuol dire che ogni 10 contatti tu ottieni un cliente. 10 contatti ti costano 100 euro, perché ogni contatto ti costa 10 euro, 10 per 10 fa 100. Quindi un cliente a te costa 100 euro. Hai ottenuto il costo di acquisizione. Ora sai che un cliente ti costa 100 euro, quindi sai che con 1.000 euro puoi ottenere 10 clienti. Sai che con 10.000 euro puoi ottenere 100 clienti. Questo è il passaggio che devi fare. La misura, misurare, ottenere questi dati, ti permette di scalare, cioè di far salire le tue campagne in maniera intelligente, perché sai effettivamente, nel momento in cui le hai stabilizzate, quanto ti costa un cliente e quanto puoi investire per ottenere il numero di clienti che ti serve. Un'altra cosa che devi tenere presente, qua ti porto un po' dell'esperienza che noi facciamo in agenzia, perché qui in agenzia, in Sedette Agency, gestiamo decine di clienti diversi, di settori diversi, di mercati diversi, e quindi investiamo ogni mese veramente migliaia e migliaia, alla fine dell'anno probabilmente, non dico arriviamo a 1 milione di euro, ma quasi, insomma, di campagne tra Facebook, Google e così via. Quando tu inizi ad ampliare i tuoi pubblici, quindi cominci a fare magari campagne un po' più larghe, cominci a investire un po' più soldi, arrivano più persone sulla tua pagina e così via, il costo di acquisizione del cliente e quindi il costo per lead di persone che ti contattano, inevitabilmente in un primo periodo tende a crescere, cioè tende a diventare più alto. Questo per un motivo molto semplice, e se ci rifletti anche piuttosto banale, perché allargando il pubblico arrivi ad un livello di pubblico, cioè di persone che non ti conosce, perché magari fino ad oggi sei rimasto intorno a quello che io chiamo i conoscenti, no? Persone che hanno, che in qualche modo stanno orbitando intorno a te, no? Che hanno già sono venuti sul tuo sito, che ti conoscono attraverso i social, che hanno visto già delle tue risorse, dei video, dei tuoi post e così via, quindi in qualche modo stanno orbitando, ti conoscono, hanno fiducia in te, già sanno più o meno qual è la tua offerta e così via. Quando ti allarghi verso un pubblico che non ti conosce, è chiaro che il tasso di conversione, cioè riuscire a trasformarlo in un contatto, comincia a diminuire, e quindi diminuendo ti aumenta il costo di acquisizione del contatto e di conseguenza ti aumenta il costo di acquisizione del cliente. Questa roba qua però non deve spaventarti, perché andando avanti nel tempo, quindi facendo in modo che la tua campagna continui a raccogliere dati e a raccogliere clienti, questo costo, e quindi andandolo ad ottimizzare, questo costo di acquisizione tende un'altra volta a scendere, comunque a stabilizzarsi. E qui ci portiamo all'errore numero 3. Non puoi cambiare strategia ogni 7-10 giorni. Cioè dopo 10 giorni stai lì,
vedi che le cose non funzionano e cominci a cambiare strategia. Non devi cambiare strategia, devi magari andare a modificare alcuni punti della tua strategia. Magari modifichi l'annuncio, modifichi la creatività. Anzi, un consiglio che ti do, soprattutto con i nuovi aggiornamenti di Facebook che pretende cose veramente incredibili, è cambiare, cioè aggiungere nuove creatività, quindi nuovi annunci, nuovi banner e così via, almeno una volta ogni 7-10 giorni. Cioè andare lì e aggiungere qualcosa di nuovo. Qui poi ci dovremmo fare una puntata a parte, magari su questo, Giuseppe, faremo una puntata proprio su come organizzare, come entrare in simpatia con l'algoritmo di Facebook nuovo, perché con il cambiamento che c'è stato con l'app e così via, tu lo devi fare amico. Bisognerebbe fare una puntata che si aggiorna ogni 7 minuti, però. sì, è incredibile, che cambiava tantissimo. Oggi l'algoritmo di Facebook ha bisogno di soldi e tempo. Quindi o ci metti un sacco di soldi o ci metti un sacco di tempo. Quindi non puoi uscire fuori da queste due cose. Per cui se non hai abbastanza budget devi metterci abbastanza tempo. Quindi devi fare in modo che la tua campagna sia sempre accesa. Non puoi accenderla 15 giorni, 20 giorni, poi la spegni, poi la riaccendi, poi la cambi, ne fai una nuova. Perché altrimenti non esci mai dal periodo di apprendimento. E se non esci mai dal periodo di apprendimento del tuo algoritmo, vuol dire che l'algoritmo di Facebook per le tue campagne andrà sempre a caso e quindi non ottimizzerà mai il tuo pubblico. E se non ottimizza mai, le tue campagne non saranno mai stabili, per cui oggi avrai un costo di acquisizione lead basso, domani ce l'hai alto, poi ce l'hai basso, poi ce l'hai alto, cioè non è mai stabile e non riesci mai poi a fare un progetto di scalabilità, cioè di dire ok, io so che investo 1 euro e ne ottengo 4. Per cui se ne investo 2 ne ottengo 8, non riesci a fare questo tipo di ragionamento. Ecco perché le tue campagne devono stare accese mesi, almeno 3 mesi. Cioè questo è il concetto, devi entrare in questa nuova mentalità. Il quarto errore, caro Giuseppe, qui purtroppo è quello che accade sempre, è che non si misura. Cioè non si scelgono le giuste KPI, su questo poi lascio a te la parola, le giuste KPI precise, quindi tu scegli una campagna, scegli un obiettivo e poi non misuri la KPI giusta di quell'obiettivo. Lascio tutto a te su questo. E infine, prima di lasciare a te la parola per spiegare che sono le KPI sull'obiettivo, non sei costante e ti arrendi dopo poco. E quindi fa in modo che ricominci tutto da capo, gli algoritmi Facebook, Google sono sempre in apprendimento e le tue campagne salgono e scendono e tu non sei mai soddisfatto. Ma io non capisco perché tu devi dire tutte queste parolacce e poi le affidi a me per una traduzione. Nel frattempo io mangio un po' di torta di mele. Maledetto, così io poi mi distraggo, penso alle mele, non penso a quello che sto dicendo. Quindi tu parlavi di KPI, praticamente quali sono i numeri, i valori che io vado a verificare se quella cosa stia funzionando o meno. Cioè ce li ho dei piccoli unità di misura che tengo in considerazione in quello che sta accadendo. Altrimenti che cosa faccio? Se io devo misurare e capire, senti, sto vendendo 1 chilo di mele, ecco, vedi che mi torna il discorso mele, sto vendendo un chilo ancoraggio di mele. Ancoraggio, esatto, l'ancoraggio delle mele, sto vendendo quel chilo di mele, sto facendo la pubblicità per quelle mele, su che cosa mi sto basando? Le persone stanno comprando più chili, si sono fermati perché hanno visto il colore, il prezzo, che quali numeri sto ottenendo? Se io quei numeri là non ce li ho, non ne ho come strumento per misurare, io mi sono perso, non so cosa sto facendo. Poi la cosa che è assurda in questo caso, perché ci sono dei prodotti, non so se sono le mele in questo caso, ma tu parlavi di campagne a lunga durata, no? di mesi, di quello che sicuramente va ad apprendere a fotografare tutti i comportamenti. Delle volte accade questo: abbiamo avuto la fortuna oppure abbiamo un prodotto molto efficace che noi stiamo mettendo in vendita e ha un boom iniziale per altri motivi, per motivi che noi non riusciamo proprio a vedere, a calcolare, non lo so, si è parlato in un film, dipende dai prodotti che vendiamo, si è parlato di in giro, è nata la necessità perché è un trend istantaneo. Ma è vero, c'è il sole, è bel tempo, la gente è a casa, non è a casa, è zona rossa, è zona arancione. Queste cose non le sappiamo. Però succede che vendiamo quel prodotto. Nel frattempo però, quella parolaccia che tu hai detto, cioè non teniamo d'occhio i KPI, noi vediamo che abbiamo venduto e non sappiamo che cosa è successo. Abbiamo venduto, punto. Poi succede che quel trend finisce e noi diciamo, caspita, e adesso perché non stiamo vendendo? E facciamo magari l'errore che pensiamo che sia il prezzo. Pensiamo che sia un'altra cosa, ma lo pensiamo, non abbiamo degli strumenti per capire in quel momento perché si sono mossi in una certa maniera. Quindi avere questa tracciabilità più
poi dipende, adesso fare gli esempi per ogni, rischierei di fare un errore, di commettere un errore, perché ogni prodotto può, ha delle cose che dobbiamo tenere d'occhio, però facendo così stiamo magari perdendo, tolgo il magari, stiamo perdendo di vista la traccia della strada che sta seguendo il nostro prodotto e il nostro servizio. Ecco perché sentono queste sentinelle che noi abbiamo bisogno da capire per cercare di tenere traccia. Assolutamente così. Cioè, in una fase di ottimizzazione di una campagna, a volte qual è l'errore che si compie? È quello di concentrarsi. Ecco, siamo un'altra volta, no, nella foresta, non stiamo nella parte alta. Ci concentriamo sul finale. Quindi noi stiamo facendo una campagna a conversione, cioè nel senso che vogliamo che il cliente magari compili un modulo e ci lasci la mail, oppure acquisti il prodotto perché magari compra direttamente online perché si tratta di un e-commerce. E quindi noi cosa andiamo a misurare solamente? Andiamo a misurare la vendita oppure il numero di mail che ci arrivano. E quindi diciamo, oggi ce ne sono arrivate 10, ieri ce ne sono arrivate 5, oggi abbiamo raddoppiato oppure abbiamo perso e così via. Ma in una fase di ottimizzazione non è quello che dobbiamo andare a vedere, perché quello è il risultato di una catena di cose che dobbiamo andare a prendere in considerazione. Faccio un esempio semplice, didattico, ma giusto per comprendere cosa vuol dire la fase di ottimizzazione. Se tu ottimizzi il tuo annuncio, magari ottimizzi il tuo banner, la grafica del tuo banner, che diventa più accattivante, più interessante, che risalta di più all'occhio, per cui le persone a parità di numero di visualizzazioni ci cliccano di più, tecnicamente si chiama CTR, click to rate, cioè l'immagine viene vista 100 volte, tu ci clicchi 5 volte, quindi il 5%. Mi fermo, non entro troppo nelle cose, altrimenti parte Giuseppe con le cose. Però che se tu migliori la tua grafica, e quindi a parità di visualizzazione della grafica più persone la cliccano, vuol dire che ti aumenta il valore di questo CTR, quindi ti aumenta anche il numero, visto che tante persone ci cliccano sopra, succede che l'algoritmo sia di Facebook che di Google funziona allo stesso modo, la mostrano a più persone, perché dice l'algoritmo, dice ok, se tante persone ci cliccano vuol dire che deve essere qualcosa di interessante, se è qualcosa di interessante allora io la mostro a più persone, la mostro più volte, quindi ti aumenta il numero delle impression, cioè di quante volte viene vista la tua grafica, il tuo banner, e anche la copertura, cioè quante persone vedono effettivamente quella tua creatività. Allora cosa vuol dire? Vuol dire che a parità di investimento, oggi investi 100 e 1000 persone vedono la tua creatività. Se la migliori, se migliori il tuo annuncio, tu investi sempre 100 e magari lo vedono 1500. A questo punto, senza investire più soldi, hai già migliorato un primo processo. Se più persone vedono il tuo annuncio, è chiaro che statisticamente, se semplicemente il 10% ci cliccava, tanto per mettere un numero, una cosa è il 10% di 1000 e quindi magari erano 100 persone che arrivavano sul tuo sito. Ora sono 150 persone che arrivano sul tuo sito, quindi tu stai sempre investendo lo stesso numero, 100, e da quest'altra parte ti stanno arrivando più persone sul sito. Se ti arrivano più persone sul sito, se il tuo tasso di conversione del sito, cioè di quante persone poi effettivamente compilano il modulo, ad esempio ogni 100 persone 10 compilano il modulo, se te ne arrivano 150 non saranno 10, saranno 15 che ti compilano il modulo, e quindi di conseguenza avrai anche più vendite. Come vedi, il processo di ottimizzazione, ovvero per far aumentare il numero di persone che ti contattano, si basa semplicemente sul fatto che magari hai migliorato la grafica del tuo annuncio. Questo vuol dire ottimizzare una campagna e prendere in considerazione quello che diceva prima Giuseppe, le KPI, cioè andare a vedere tutti i piccoli passaggi che puoi andare a migliorare. Se tu sei invece concentrato soltanto sul risultato finale, perdi di vista tutti i piccoli passaggi che puoi fare e stai soltanto pensando a qualcosa di gigantesco che dovresti mettere su, cominci a dire devo cambiare il sito, devo modificare la landing page, devo fare questo e quest'altro, e alla fine ti arrendi perché il processo che devi andare a fare è molto molto complicato. Poi è chiaro che puoi anche modificare il testo della landing page per ottimizzare ancora più il tasso di conversione e così via, ma questo è quello che devi fare: cominciare a modificare piccole cose e misurare quello che accade per ottenere poi effettivamente il risultato finale, vedere quello che succede. Quindi in questi 5 errori il numero 4 è molto importante: non misuri e non hai KPI precise. Se quello che non misuri non puoi controllare.
Insomma, è un po' come se io stessi facendo questa gara e sto pensando al traguardo, quando andrò a tagliare questo traguardo. Però devo ricordarmi invece di come mi sto preparando per fare questa corsa, come stiamo muovendo le gambe, se sto mantenendo il fiato per quello che sto facendo, se i miei muscoli stanno reagendo bene o male. Ecco, tutti questi piccoli pezzi. Se invece sto continuando tenendo l'occhio nella parte finale quando vado a tagliare il traguardo, nel frattempo inciampo e quindi cado come un imbecille perché non ho visto queste cose. Ecco perché poi alla fine bisogna misurare. Io mi metto un attimo però per chi nei panni di chi non l'ha mai fatto, che questa cosa può risultare anche delle volte noiosa, faticosa. Io sono uno dei pigri su queste cose qui, però se vogliamo fare le cose bene o le facciamo così, oppure poi è inutile lamentarsi. Possiamo prendercela con l'algoritmo, possiamo prenderci con il sistema ads, quello che vogliamo noi, però questo deve partire assolutamente dalla nostra consapevolezza. Allora Giuseppe, se sei pigro, oppure non hai tempo, oppure non hai voglia, oppure ti vuoi concentrare sul tuo business, certo, e non su tutta questa roba, vai su www.667.agency, ci contatti e ti seguiamo noi su tutta questa roba. Certo. Cioè, voglio dire, è il nostro lavoro di consulenti. Allora, io direi di fermarci qui in questa puntata, perché nella prossima affrontiamo la scala del valore, che è piuttosto lunga, quindi non vorrei iniziare ora, poi interrompere e poi continuare nella prossima. E andiamo poi a vedere effettivamente quali sono come gestire questa scala del valore. Però una piccola cosa la voglio aggiungere in questi ultimi 4 minuti proprio di puntata, proprio voglio metterci dentro tre più che errori, mindset sbagliati, cioè atteggiamenti mentali sbagliati per chiudere questa puntata, che sono molto importanti, e magari voglio la tua opinione su queste cose. Te li dico tutte e tre perché tanto sono collegati l'uno con l'altro e sono anche piuttosto veloci. Ci sono tre errori che l'80% delle aziende commette. Il primo errore è che si concentrano soltanto sui nuovi clienti, cioè sull'acquisizione di nuovi clienti. Io me ne accorgo sempre quando parlo con i miei clienti e stiamo organizzando le campagne, loro sono sempre concentrati sull'acquisizione di nuovi clienti. E magari vai a vedere, c'hanno una lista di 16.000 contatti, 16.000 clienti magari acquisiti. Ne tengo uno, non faccio il nome perché altrimenti mi picchia, anche se siamo insomma in buoni rapporti, ma c'ha un database di clienti enorme e non fa campagne sui suoi clienti, che invece si sa che un cliente acquisito è 15 volte più propenso a fare un nuovo acquisto da te rispetto a un nuovo cliente. E quindi stai sempre lì a investire soldi per cercare nuovi clienti, e anche se li trovi è un flusso dove c'è necessità di inserire e di metterci sempre soldi, quando invece potresti allargare la tua strategia anche sui tuoi già clienti e fare in modo di aumentare il fatturato. E c'è, pensa che c'è un ebook nel mio sito, lo trovi da qualche parte, non mi ricordo dove sta, se no sul mio blog blog.667.agency c'è un articolo, come fatturare di più con i tuoi già clienti, una cosa di questo, insomma una cosa così, che è stato sperimentato che se tu fai attività di marketing sui tuoi già clienti, sui tuoi clienti, mediamente puoi aumentare il fatturato annuo tra il 10 e il 15% senza investire un euro. E questa è una cosa importante. Quindi il primo problema è: sei focalizzato solo sui nuovi clienti. Il secondo errore è il fatto che non consideri che i nuovi clienti hanno una percezione molto bassa o quasi nulla del tuo valore, ed è questo il motivo per il quale ti fanno spendere un sacco di soldi, perché visto che sono nuovi clienti, cioè nuove persone che entrano in contatto con te e non ti conoscono, e visto che la loro percezione del valore, e ne parleremo nella prossima puntata di quanto è importante la percezione del valore, è molto basso, non ti conoscono, non si fidano di te né come professionista né come azienda, per cui prima di convincerli all'acquisto devi investire tempo e devi investire denaro, oppure devi fare dei grossi sconti, e tutto questo ti costa. Ecco perché non è profittevole puntare solo ed esclusivamente ai nuovi clienti. E l'ultimo, l'errore numero 3, l'ho anticipato quando ho parlato dell'errore numero 1: questi professionisti e queste aziende che ignorano totalmente il fatto che un cliente è 15 volte più propenso ad effettuare un nuovo acquisto da te rispetto ad un cliente che non ha mai comprato prima. Giuseppe.
Ma questa è la malattia delle compagnie telefoniche, è la stessa cosa. Loro hanno questa cosa, solo che noi non ci rendiamo conto che non siamo quel livello lì. Non abbiamo ma non tipo. Abbiamo i loro budget. Sì. Perché loro ogni giorno contattano centinaia di migliaia, certo, di persone, certo, a freddo, e quindi sulle grandi statistiche. Ma devi investire anche tu qualche milione al mese. Se investi qualche milione al mese va bene. Certo, quelle sono le compagnie telefoniche, così come molte palestre che commettono questo errore. Cioè all'inizio tu prendi questa persona, tra l'altro ti fai anche un mazzo, la fatica che devi fare per prendere queste persone, guarda, vieni, ti do l'offerta speciale, vieni i secondi, e poi dimentichi quelli che hai all'interno. Questo che si commette sono due errori, cioè, mi viene da dire questi due errori, uno tutto sommato l'hai già detto, che è quello lì del fatto della fatica che noi andiamo a compiere per poter portare un nuovo cliente, quando invece quelli che abbiamo riusciamo a convincerli più facilmente perché ci conoscono, perché hanno imparato a conoscerci, eccetera. E poi c'è l'aspetto anche relazionale, cioè proprio della coccola, possiamo dire, del cliente che hai. Che cosa potrebbe pensare il tuo cliente all'interno che tu stai trattando meglio o dai delle offerte alla persona che è nuova rispetto a quello che già tuo cliente dà? Crei l'effetto vasca bucata, metti l'acqua da sopra e ti esce dall'altro, sì, se ti esce dal buco. Quanto invece vale? Perché tu con quella cosa lì fai due cose: uno, perché è più facile convincerlo alla vendita; due, quella persona si sente gratificata e vai anche a renderlo più gratificato per aver già fatto la prima scelta. Cioè quando ti ha scelto ai tempi, lui dice: caspita, ho fatto bene a scegliere, e dice anche di essere, far parte di una persona che tiene d'occhio, lo tiene d'occhio, lo sta considerando. Ecco, questa cosa non si fa perché andiamo a aumentare il numero, perché probabilmente l'abbiamo visto fare da qualcun altro, oppure abbiamo preso ad esempio, come dicevi tu, in questo caso gruppi così grossi che hanno una statistica così alta, che hanno delle spese e degli investimenti di pubblicità talmente alti che non sono a misura di persone normali, e quindi stiamo prendendo veramente la strada sbagliata. Esattamente. Bene, a questo punto ci sta un tuo veloce riepilogo e poi ci salutiamo e ci diamo appuntamento per la prossima puntata, dove affronteremo la famosa scala del valore che serve a trasformare un completo sconosciuto in un tuo cliente che acquista da te, insomma, che ti fa arrivare i famosi danari. Il riepilogo, scusami. No, pensavo, ma facciamo, vai. Il riepilogo di Giuseppe Franco. Questo è il riepilogo più strano, un po' perché era partito subito e in anticipo, ma anche perché è stato, come dire, colma questa puntata di quei termini particolari, KPI, ROI, tutte queste cose un po' complesse, però poi alla fine siamo riusciti a semplificare un po' il tutto, cercando di capire che noi, quando abbiamo deciso la nostra strategia, abbiamo deciso di mettere in vendita il nostro prodotto, il nostro servizio, quello che è, dobbiamo stare attenti alle valutazioni che facciamo, ai calcoli che facciamo. Perché delle volte ci concentriamo solo sulla parte finale di quella che deve essere la vendita, per dire, però non abbiamo calcolato alcuni pezzi durante questo percorso, per cui all'improvviso ci troveremo magari con dei cali, e allora in quel momento come facciamo se non abbiamo dei numeri precisi? E soprattutto come facciamo a migliorare la nostra campagna nel caso di una pubblicità? Ed ecco perché poi ci siamo soffermati su quelle che sono delle analisi costanti che dobbiamo fare, avere delle campagne attive per lungo tempo. Nella parte finale abbiamo ricordato quello che è l'errore più ricorrente, appunto, di alcuni di noi che iniziano a fare delle strategie, della comunicazione per poter vendere i propri prodotti, però si concentrano sempre soltanto sui nuovi clienti. Invece dovremmo ricordarci che riuscire a convincere, poi non ci sarebbe nulla da convincere, in realtà stiamo offrendo un nuovo prodotto, un nuovo servizio a clienti che già ci conoscono, la via potrebbe essere semplificata. Tra l'altro non è detto che noi dobbiamo dimenticarne uno o l'altro, dobbiamo fare entrambe. Sicuramente quando scegliamo i clienti che già sono nostri clienti, sicuramente la via è più semplice. Ricorda: quello che non misuri non lo puoi gestire, e ciò che non puoi gestire non lo puoi controllare. E infine ricorda: non mangiare mai una torta di mele prima di iniziare un podcast. Siate maledetto felici, maledetto, siate. Maledetto. Ciao. Ciao. Hai domande? Lascia un commento. Se poi ti è piaciuta questa puntata, scrivi pure la tua recensione a 5 stelle. La leggeremo la prossima settimana. Tutte le puntate di Mai Dire 30 Minuti di Marketing le puoi ascoltare su iTunes, Google Podcast, Spotify, YouTube e Spreaker.
Inoltre su 667.agency/podcast trovi i link a video, libri e a molte altre risorse.